Noi siamo qui oggi a salutare Matteo Salvini perché siamo stati a Roma, in Piazza della Repubblica, siamo stati a Roma in 10.000 ambulanti indipendenti, slegati, sganciati, assolutamente incondizionati, mi piace dire. Siamo stati a Roma perché abbiamo portato, dopo 20 anni dall'ultima manifestazione degli ambulanti, il grido di dolore contro una direttiva sciagurata che si chiama Bolkestein. Una direttiva di cui adesso non sto sicuramente qui a dirvi di cosa si tratta, è una brutta malattia, chiamiamola così perché è veramente brutta, per cui già identifichiamo di cosa stiamo parlando. È una direttiva che praticamente ha detto che i mercati, le spiagge le dobbiamo dare alle multinazionali, diamo 12 anni ancora di vita alle autorizzazioni ambulanti e ai mercati, dopodiché le autorizzazioni azzereranno il loro valore, gli esercenti perderanno quel po' di consolidato, chiamiamolo TFR, che verrà meno perché le autorizzazioni dall'anno prossimo avranno ogni anno una scadenza inferiore, per cui non saranno più assolutamente appetibili, quindi i mercati andranno verso l'autodistruzione. Poiché parliamo di 200.000 imprese in tutta Italia con un indotto di 2 milioni di persone, capite bene che non fare niente e restare assolutamente a guardare non era cosa giusta. Lo hanno fatto alcune federazioni di categoria per ben 10 anni, non manifestando una minima reazione civica. Noi abbiamo detto no, lo abbiamo fatto nel tempo, lo abbiamo fatto con tanti gruppi di associazioni indipendenti, dal Goia di Nardozzi, dagli amici di Assidea, adesso con gli amici che hanno costituito anche la federazione a Bari e in provincia, con Casa Ambulanti di Tonto che sono qui presenti, con una serie di grandi organizzazioni, perché sono organizzazioni realmente rappresentative degli ambulanti, degli operatori e dei territori. Abbiamo fatto questa manifestazione su un palco in Piazza della Repubblica dove si sono avvicendati anche delle rappresentanze politiche. Matteo Salvini ha condiviso, tra virgolette, questo mi piace dirlo, perché la questione non bocca San Matteo, è una questione di interesse nazionale, è questo che non hanno fatto, non che non hanno capito a Bruxelles, non hanno fatto capire i nostri politici a Bruxelles. È come una questione di interesse nazionale, è giusto che sul palco di Piazza della Repubblica a Roma si siano avvicendati vari esponenti di varie organizzazioni e di vari movimenti politici. Dicevo che Matteo ha condiviso lo stesso microfono con Di Maio, ha avuto il coraggio di venire, e di questo non avevamo dubbi, di venire in Piazza della Repubblica non solo a manifestare la sua vicinanza, lui era pronto in quel momento a mettersi a capo dei 10.000 e ad andare a Palazzo Chigi, lo ha detto, però non l'abbiamo fatto perché quella non doveva essere una manifestazione di protesta dando un segnale negativo. La RAI è venuta a quella manifestazione, c'erano le telecamere di RAI 1, RAI 2, RAI 3. Rai 1 in TG1 non ha dato notizia, ha passato il servizio al TG3 ed è uscito nel servizio del TG3 e del TG2 l'intervista a Salvini con questa maglietta no Bolkestein, ma hanno parlato del governo, non di quella manifestazione. In quelle immagini io tra l'altro apparivo dietro di lui, per cui vedete quanto sia forte l'intreccio tra quello che io chiamo il polisindacato, perché di quello stiamo parlando, e chi vuole per l'ultima volta, o meglio, vuole ancora continuare con le ultime chance che hanno a regalare tutto il patrimonio nostro italiano alle multinazionali, perché di questo si tratta. Ma è una questione tecnica di cui non entro nel merito. Matteo Salvini ha detto una cosa in Piazza della Repubblica, ha detto non basta indossare una maglietta per dire noi siamo vicini agli operatori ambulanti, e questo è vero, per cui come tale ha preso degli impegni. Ha preso degli impegni dicendo anche che se è necessario io sarò con voi, andiamo a Palazzo Chigi, ci incateniamo, sono parole tue in cui noi abbiamo creduto. Però ha detto anche un'altra cosa, il tempo è poco, il tempo è pochissimo. Allora Matteo, noi abbiamo fatto un percorso importante, noi abbiamo fatto anche tutti quanti in Italia far approvare delle mozioni a delle regioni, a dei comuni, il comune di Andria
c'è qui il consigliere Miscioscia, c'è il nostro assessore alle attività produttive Piero Sgaramella, persone che si sono impegnate per far approvare una mozione. Però la mozione deve avere un seguito. La Regione Puglia ha approvato una mozione contro la Bolkestein, ma poi contemporaneamente, parallelamente, ha fatto partire i bandi. Allora come si fa ad approvare in Consiglio regionale all'unanimità una mozione che dice questa è una sciagura e poi dire all'ufficio che sta accanto preparami il bando? I bandi vanno bloccati immediatamente. Noi il 3 novembre, e chiudo, abbiamo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, dopo l'incontro al Ministero con tutte le sigle sindacali, spero che ci sia la conferenza stampa alla presenza anche di Matteo Salvini, e quella sarà l'occasione in cui capiremo, con quel tavolo dove saranno presenti tutte le parti, fino a che punto sono capaci di spingersi per distruggere 200.000 operatori in Italia. E da quello che capiremo quel giorno dipenderanno le azioni successive, che vi assicuro, in un clima sociale così teso, possono veramente essere imprevedibili. Io non vado oltre, ringrazio gli amici, c'è anche Sasso, il coordinatore regionale della lista Noi con Salvini, oggi tanti ospiti qui ad Andria, però abbiamo rischiato anche di fare un evento il sabato in una particolare giornata, ma non era oggi il nostro intento riempire la piazza. Oggi il nostro intento era dire che chi sta assumendo degli impegni verso questa categoria, e Matteo Salvini ha assunto degli impegni, li porterà avanti, e noi, grazie anche dei contatti con gli amici del nord più stretti con te, crediamo in questi tuoi impegni e li vogliamo anche verificare, se ce lo consenti. Per cui ci vedremo il 3 novembre a Roma. Grazie, scusate se ho dovuto fare questa introduzione.